Ciao a tutti, ce l'abbiamo fatta, siamo con i tempi super 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 stretti. Non fate caso alla mia voce, è malata, esco da Diego Scarlattina, io poi influenze e tutto. Eccoci qua, le perline per Bijou Box di gennaio 2020. Inizia un nuovo anno. Allora, due parole rapide. Prima, così, qualunque cosa le ho dette subito. Data di uscita è il 23 gennaio, quindi saranno acquistabili il 23 gennaio. So che mancano solo 2 giorni, di conseguenza non farò mai in tempo a farvi vedere i progetti, a fare il video dei progetti. Quindi, per favore, dato che sono stata male ad avere stato un po' un periodo bruttino per quanto riguarda la salute, comunque, quindi gli schemi verranno poi inviati appena possibile. Io ve lo comunicherò ufficialmente quando vi farò il video in cui vi mostro i progetti, quindi mi dovete dare comunque 4-5 giorni al massimo. Diciamo che comprate un po' le box a scatola chiusa per quanto riguarda i progetti. Adesso vedrete il materiale che sono super wow, quindi dei miei progetti non ve ne fregherà niente, giustamente. Quindi le mail saranno inviate a data da destinarsi, ve lo dico qua sul canale nel video quando ve li mostro. Le box abbiamo detto in vendita dal 23, quindi dopodomani. Sapete che Valeria sta per diventare zia, l'ha detto nel gruppo, quindi nel caso dovesse nascere il nipotino, potrebbe essere come potrebbe non essere, non si sa mai, comunque vi avviserà lei, magari le spedizioni potrebbero ritardare di qualche ora, ma non è detto, potrebbe non accadere proprio niente. Perché io tendo a mettere le mani avanti, così ve l'ho detto tutto inizio video e sappiamo tutto, abbiamo detto tutto chiaro e limpide. Comunque, io passerei subito a mostrarvi perché è super wow. Cioè, allora, perline per Bijou Box, mese di gennaio. Questa è la variante numero 1. Insomma, vediamo quasi rapide, ma non troppo. Allora, sì, perché sto facendo uno sforzo, voi non potete immaginare, per parlare così, ma mi manca l'aria, mi manca il fiato, vabbè, un po' di problemi. Eccoci qua, allora, sono colori super wow, finiture super wow, sto mese è proprio, guardate, Valeria è super wow. Abbiamo come sempre la bustina dell'omaggio, poi io partirei con... Dov'è? Aspettate, che ho perso un pezzo. Eccole qua. Tris di Super Duo in tre colori. Abbiamo le Metallic Antique Gold, Matte Metallic Antique Gold, 10 grammi, sempre 10 grammi. Questo è uno dei miei colori preferiti. Le Rosalind Slipper It. Ed infine, ecco queste, che sono le Hyacinth Slipper It. E queste sono le tre finiture di Super Duo. Come le Super Duo abbiamo i mezzi cristalli da 4, i brass gold, bustina da 100 pezzi, sono praticamente identici. Poi, zan zan zan, guardate qua. Tra l'altro super, vale, se fa sempre mini bustine, bustine dentro bustine. Zoli Duo, abbiamo le Zoli Duo versione destra e versione sinistra, 20 pezzi per ognuna. Nelle finiture Etched, ecco il tema di queste box sono le finiture Etched e guardate qua, cioè cosa ve lo dico a fare, sono meravigliose queste, le devo usare per forza, cioè queste e altre cose che adesso vi mostro ragazzi, è una cosa indecente questo mese. Rimanendo sulle finiture Etched io vi farei vedere tutto ciò. Allora, abbiamo il cabo. Come faccio a usare tutto? Io voglio usare tutto. Abbiamo il cabochon doppio foro, Crystal Etched Sunset Full, 20 pezzi. Poi abbiamo le Storm Duo, che sono bellissime, 40 pezzi. Ed infine le Moby Duo, che sono 30 pezzi. Ok, poi come rocaille abbiamo il solito Tris,
Miyuki. Guardate che bellissimo colore, abbiamo le 15.0, 11.0, adesso vi dico il codice, il colore, e 8.0, e sono le Duracoat Galvanized Champagne, bustine da 10 grammi, come sempre. Monachelle, semplici ma con forma un po' diversa, come sempre in argento 925, placcate oro 24 carati. E signore e signore, signore, tre coppie di Swarovski, e guardate cosa non è questo colore. Abbiamo quattro chaton da 8 mm, crystal rose gold foiled, cioè, e una coppia da 14 mm, ragazzi, cioè, solo questo è boh, boh. Passiamo subito alla seconda. Spero di fare in tempo, magari mi fa la trick. Ecco qua. Adesso volevo fare un video unico. Mi è suonato il cellulare e che sarà stato un call center. E tra l'altro è andato giù la linea, quindi mi ha interrotto il video, ma per niente. Vabbè, box variante di colore numero 2. Eccoci qua. Eccoci qua. Dun dun dun. Oh, qua abbiamo colori un po' più freddi. Allora, aspettate che tiro fuori tutto, sono esattamente gli stessi materiali. Abbiamo ancora anche qui la bustina dell'omaggio. Poi abbiamo, aspettate che vado in ordine un po' così, le tre misure di Rokail Miyuki, in questo caso argento, e sono le Duracoat Galvanized Silver. Ragazzi, il fiatone, mi manca l'aria, mi sta impegnando per... Oh, mamma mia, comunque, eccoci qua, le tre misure. Poi abbiamo, dove sono le Super Duo? I tre colori di Super Duo. E abbiamo questo che è il Black Diamond, Matte Black Diamond Vitrel. Molto bello questo colore. Poi questo che è il Matte Chrysolite Vitrel. E infine queste, che dovrebbe essere l'aluminium silver, matte metallic silver. Come queste abbiamo anche i mezzi cristalli, anche qui. Geniale questa cosa, aluminium silver, 100 pezzi. Poi abbiamo le Zoli Duo, anche qui finitura etched, ovviamente. No, ragazzi, sono bellissime. Cioè, cosa parlo a fare? Destra e sinistra, e il colore è la Crystal Etched Vitrail 2020. Cioè, è wow. Poi le tre perline, eccole qua. Cioè, cosa parliamo? Dai, guardate che colori. Cabochon, sono sempre Crystal Etched Full Vitrail. Moby Duo. Sono tutti uguali, sì, il colore è lo stesso. E Storm Duo. Cioè, sono stupende queste. Mamma mia! Monachella, sempre come prima, semplice in argento 925. Swarovski. Gli Scarabeus, abbiamo i 4 chaton da 8 mm, Crystal Scarabeus Green. E quelli da 14 mm, Crystal Scarabeus Green. Cioè, io farei così, guardate, per finire vi saluto in questo modo, perché ecco qua, anzi no, guardate, vi metto anche queste etched davanti, perché sembra sempre di starnutire, etched, sta davvio con la mia situazione attuale. E comunque, con tutto ciò, io vi saluto. Vi ricordo tutto ciò che ho detto all'inizio, i vari link utili, non ve l'ho detto perché lo dico sempre, ve li lascio qua sotto scritti come sempre. E penso di aver detto tutto, fiatone, ragazzi. E ciao, e ci vediamo alla prossima.